È evidente che chi ha fatto il senatore della Repubblica e il presidente della Commissione Sanità, il presidente della Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, tra l'altro in questi giorni soffrendo moltissimo per quello che leggiamo della situazione disastrosa in una regione che ospita la capitale, la regione Lazio, dei pronto soccorsi dove le persone vengono trattate senza la dignità. Io non stiamo neanche più parlando della cura, stiamo parlando della dignità. E di fronte a situazioni di questo tipo e al fatto che ho rivestito, e lo considero un grandissimo onore, ma si immagina lei per un bambino di 14 anni che arriva da Genova in questa città, un giorno diventarne sindaco. È un onore straordinario. Ed è chiaro che quindi io sento il dovere di contribuire con quello che potrò, con la mia capacità di studio, con la mia capacità di analisi, con la mia capacità di coinvolgere le tante persone, e le voglio ringraziare, da coloro che su Facebook, da coloro che sono qua di parte civile, di Io sto con Marino, i marziani in movimento, ma tutti quelli che in tutto il mondo, oggi mi è arrivato un messaggio e mi ha fatto quasi sorridere, non lo dico perché è dal preside di una grande università americana, che ha detto adesso dobbiamo lanciare un movimento degli Stati Uniti d'America per Marino. Ecco, cioè mi sembra eccessivo, mi sembra eccessivo, ma voglio dire, è chiaro che ho il dovere morale di continuare a impegnarmi per il mio paese e per la mia città.